Buongiorno e benvenuti in questo nuovo video! Allora, oggi è il 1° gennaio 2020. Ah, giusto, 2021. Ops. Ieri, come potete vedere, poi non sono riuscita a farmi una doccia, ma va bene così. La stufa continua a non funzionare. E allora al momento non stiamo facendo niente. Adesso andiamo a svegliare poi Manuel e Giorgio che dormono ancora. Pranziamo e poi vediamo di mettere un po' a posto qui e là, così almeno iniziamo bene magari questo 2021, perché per finora. E volevo anche finire il mio bullet journal. Infatti diamo una sistemata così generale. Poi relax, visto che comunque non si può, iniziare già il primo giorno già, e io farò il bullet e poi e niente, poi basta. Il pranzo ce l'abbiamo già pronto, quindi possiamo andare spediti senza, non dobbiamo anche cucinare oggi praticamente. Quindi niente, voi invece cosa fate in questo primo giorno di cosa avete fatto? Perché lo vedrete il 2, quindi cosa avete fatto in questo primo giorno di gennaio 2021? Fatemelo sapere nei commenti. Primo piano perché? Ok. Secondo piano onda. Domani Onda, non oda. Onda, quello là, quello come yokai all'alce. All'alce del fulmine con la lancia. Terzo piano tatarimoke. Quarto piano Magara Naotaka. Yoshimoto Imagawa. Shibata. Samurai di ossidiana. Ma se ti alzi, amore, dai una testata. Attenta, Sabrina, attenta. Pia, vieni. Relax per tutti, Maurizio sta giocando, Giada sta giocando un po' con la PlayStation, Manuel guarda il telefono, Giorgia ha caricato la lavastoviglie, adesso è in bagno, credo. Sabrina sta guardando il telefono e io adesso mi metto a finire il setup del bullet, così poi ve lo posto e vi faccio vedere. E intanto inizio ad usarlo perché sennò non serve a niente. E niente, una giornata così in tranquillità, senza. Abbiamo pranzato, abbiamo mangiato le lasagne avanzate di ieri sera e l'insalata russa. Abbiamo sistemato un pochino la sala e niente, adesso un po' di relax e poi più tardi la cena. Eccomi qui, sono qui per dirvi un po' di cosine. Prima di concludere il video, questo video non sarà lunghissimo perché oggi, come vi dicevo, è stata una giornata di relax dove praticamente non abbiamo fatto nulla. Vatti a vestire. Ciao. E sì. Aspetta.
aspettate, che mi vuole salutare. Ciao. Sabrina la leonessa. Ma quando sono andata avanti io nel mio bollaccio giorno. Poi ve li faccio vedere anche quello di Sabrina e quello di Giorgia quando lo finirà. Comunque, volevo dirvi un po' di cose. Allora, intanto i buoni propositi li vedrete anche nel video del Bullet Journal. Scusate, Giorgia, puoi abbassare un po'? Grazie. Però in pratica riguardano, vado a prenderlo un attimo che non mi ricordo e torno subito. Allora, praticamente si dividono in varie cose. Quindi, YouTube mi piacerebbe arrivare. Io ho fatto degli obiettivi di 6 mesi perché così almeno sono più vicini e niente, mi piaceva così. Invece di farli un anno, volevo farli a 6 mesi. Prima di arrivare a 2000 iscritti qui su YouTube. Volevo ringraziarvi perché stiamo crescendo sempre di più. L'ho già fatto il 31 nel post, ma volevo ringraziarvi anche qui di persona. Veramente grazie, non me lo sarei mai immaginato. E sono felicissima ed è per questo che ho tantissimi, tantissimi progetti per quest'anno. Spero di riuscire a portarli a termine tutti, perché cioè di riuscire più che altro ad organizzarmi per realizzarli. Poi anche magari la vita ritorna un po' quella di prima, viene anche un po' più facile. Se invece rimaniamo così viene un pochettino più difficile, però vedremo di riuscire a fare tutto. Poi, per quanto riguarda Instagram, non vi chiedo mai di iscrivervi là, perché l'anno che è passato, diciamo che fino ad agosto più o meno ci sono stata dietro, poi da agosto in poi Instagram l'ho proprio mollato lì, disperso, e non l'ho più guardato. Però mi piacerebbe portare avanti anche lì. Infatti da ieri, no, infatti da oggi ho deciso di postare sul profilo di 8 sotto un tetto una foto al giorno per tutto l'anno. Speriamo di riuscire a farcela, perché anche lì. Mentre invece sul mio personale non riuscirò a pubblicarne una al giorno, perché al momento non ho l'ispirazione. Però vediamo cosa riesco a fare. E quindi mi piacerebbe arrivare a 1000 follower anche su Instagram, sia nel profilo di 8 sotto un tetto, sia in quello di Silvia Chiavetta, cioè nel mio personale, dove sono già avvantaggiata perché sono già a 800 follower, mi sembra, non mi ricordo. Quindi diciamo che lì arrivare a 1000 non è poi tanto difficile, mentre invece 8 sotto un tetto siamo solo 129, perciò ci va un pochino. Per quanto riguarda invece la forma fisica, allora sicuramente perdere peso, anche perché mi sono accorta da un paio di giorni che mi fa male l'ombelico ed è gonfio e ho paura sia un'ernia ombelicale, quindi sicuramente devo perdere peso e cercare appunto di mangiare sano e cercare di fare qualche visita per capire se è un'ernia oppure no, così nel caso poi cerco di capire cosa fare. Poi devo ricominciare, e infatti ho ricominciato già oggi, già a pranzo, a prendere gli integratori, perché comunque mi aiutavano anche con flusso intestinale e io purtroppo sono super stitica, di conseguenza ho bisogno di rimettermi, diciamo, un po' tutto a posto, e quelli lì mi aiutavano tantissimo. Quando prendevo quelli regolarmente andavo in bagno tutti i giorni, quindi devo ricominciare a prenderli. E poi da qui a 6 mesi vorrei riuscire a levare, perché vedo che mi fa gonfiare molto, quindi probabilmente è un'intolleranza, il glutine e poi il pesce, perché tanto, a parte il fatto che non è che mi piace esageratamente, ma proprio perché appunto per iniziare il mio percorso per diventare vegetariana.
quindi parlo sempre per me, gli altri continueranno a mangiare come vogliono. Poi invece per quanto riguarda la spiritualità, diciamo, mi fa un po' ridere perché è una cosa che ho scoperto da non tantissimo e sono rimasta molto stupita, ma... E quindi mi piacerebbe riuscire ad andare a messa la domenica. Se non si riesce ad andare, magari trovare un posto dove seguirla. Sì, perché mi faceva stare bene quando andavo a messa con i bambini, quindi vorrei ricominciare a farlo. Poi per quanto riguarda l'amicizia, è una cosa che avevo già cominciato a fare, però certo che questo virus non è che mi aiuta, e prendersi un paio d'ore la settimana per stare con gli amici, principalmente per stare con Sara, perché non è che abbondo di amici, ma comunque coltivare questa amicizia, ed è comunque poco. Però se i bambini vanno a scuola, se hanno impegni scolastici o di sport, avevo già parlato anche comunque con Sara che mi sarebbe piaciuto prenderci quelle 2 ore un mattino, prima di nuovo del secondo lockdown, era il mercoledì mattina, io andavo là 2 ore, poi se dovevamo fare qualcosa lo facevamo, se invece non avevamo niente da fare o come adesso che comunque fa freddo, stavamo in casa, ci prendevamo un tè, parlavamo, se aveva bisogno l'aiutavo, anche semplicemente dare un'occhiata ai bambini mentre magari lei fa, non so, un lavoro un po' più... magari lungo, per cui magari non vuole portarsi dietro i bambini, comunque proprio per stare insieme, per poter parlare, e così anche James gioca con Pia, Pia poi è matta di Giulia, quindi principalmente diciamo che è per stare con lei, quindi prendermi del tempo per stare con lei, per vederci, per parlare, e altri amici per il momento non ne ho, quindi il tempo è tutto per stare. E poi per quanto riguarda l'amore, mi piacerebbe di più scrivere a Mauri più spesso, cose un po' carine, nel senso non ciao, perché allora quello posso scrivere anche tutti i giorni 20 volte al giorno, però proprio cercare di riprendere un po' anche il nostro rapporto, perché qui con tutti questi bambini è andato un po' a perdersi, diciamo. E invece per quanto riguarda le finanze, vorrei mettere via 500 euro nei 6 mesi, quindi poi vediamo se riusciamo a raggiungere questo obiettivo, magari negli altri 6 mesi possiamo alzare un po' la posta. Mentre parlavo con voi vi dicevo queste cose, me ne è venuto in mente un altro, ma me lo sono già dimenticato, sono bella che è andata. Comunque un altro sicuramente proposito, obiettivo in questi 6 mesi sarebbe usare giornalmente bene il bullet, perché veramente può essere una mano. Adesso, come vi dicevo, a parte tutte le decorazioni, i rigori, i disegni che ci possono essere, che non sono assolutamente necessari e indispensabili, è proprio utile per tenere traccia delle cose che ci interessano. Il master bullet, per esempio, io ho lì il libretto, ma ancora non ho iniziato a farlo, perché comunque per, diciamo, decorarlo ci va del tempo, e in questo momento volevo concentrarmi su questo qui. Poi quando riuscirò ad avere una mezz'oretta di tempo, allora mi metterò lì e inizierò piano piano a decorarlo, tanto non è che sto sempre lì a guardare film o guardare serie TV o cose del genere. Al momento stiamo guardando Lucifer, che mia sorella, erano mesi, forse anche anni, che mi diceva guardalo, guardalo che bello, guardalo che bello, ma noi avevamo iniziato a guardarlo, poi abbiamo smesso e adesso abbiamo ripreso, e in effetti è veramente molto bello, e quindi non lui ma il telefilm in generale, e quindi mi fa piacere, lo stiamo guardando tutti quanti insieme.
E niente, quindi qua sono gli obiettivi per questi 6 mesi. Volevo però darvi una notizia. La bambina a momenti cade, l'altra bambina ha preso le forbici, ok? Ed è caduto il bambolotto e si è spiaccicato in terra. Allora, praticamente, parlando con loro e ascoltando anche le vostre richieste, abbiamo deciso di continuare con le live del sabato sera. Quindi, stasera preparatevi perché alle 21 ci sarà la live. L'unica cosa è che fatemi sapere nei commenti se volete parlare di qualche argomento in particolare. La faremo durare però di meno, perché vabbè, l'ultima volta non me ne sono accorta io che era durata 3 ore ed è stato comunque però bellissimo parlare con voi, veramente bellissimo. Però adesso vediamo un attimino, magari di farla durare un'ora, un'ora e mezza, 3 ore sono veramente tante. Fatemi sapere se magari c'è qualche cosa che volete che facciamo durante la live, se c'è qualche cosa di cui volete parlare, qualche argomento specifico. Siamo qua, non ho problemi io per parlare di cose, voglio dire, cioè basta che non siano strane, per il resto non c'è nessun problema. Quindi fatemela sapere nei commenti o quando poi siamo in live, tranquillamente fate la domanda, tirate fuori l'argomento, se ne parla, non c'è alcun problema. Io adesso vado, vi saluto, vi sarete accorti. Scusate, inizio ad avere sonno. Quindi noi ci vediamo domani. Non ci vediamo domani con un nuovo video perché vedrete la live. Chi è in live ci sarà, chi se no, chi non ci sarà la vedrà domenica. Quindi ci vediamo lunedì con un nuovissimo video. Ciao. 1, 2, 3, come on!